Permesso. Sono un educatore cinofilo e questo è il nostro servizio di scuola bus per i cani. Oggi quanti cagnolini sono venuti all'asilo? 22-23 cani. Oggi abbiamo anche un chihuahua che è un nuovo, una new entry, e stiamo cercando di aiutarlo a diventare un pochino più solido, di non aver timore di essere così piccolo. L'istruzione è del resto tra le voci principali del segmento pet care, che a sua volta rappresenta quasi la metà del pet market globale. Un mercato da 220 miliardi all'anno. In media quanto costa lasciare un cane in un asilo? I 15 e i 25 euro, incluso il servizio di scuolabus. Dal pet care al pet food, ovvero l'altra metà della mela. Un settore in continua crescita. Abbiamo 10.000 prodotti, forniti però da 25 aziende diverse, che vanno a coprire non solo cane e gatto, ma anche il settore roditore, rettile. Negli ultimi 2 anni le richieste per quanto riguarda il cibo sono aumentate del 20%. Pet food, ma non solo. Spazzolini, dentifrici, salviette profumate. Mediamente una persona che ha un animale domestico spende non meno di 250 euro al mese. Ma c'è anche chi è disposto a spendere molto di più. Qui abbiamo il lusso per gli animali. Chihuahua. Cani che si possono vestire, coccolare, trattare un po' come bambini. Il mio cliente medio viene qui per fare tutto il corredino. Siamo su una cifra che si aggira intorno ai 5.000 euro. Qui abbiamo i nostri guinzagli, tutti in vera pelle. Siamo intorno ai 300 euro. Le nostre borse, 350 euro. Ma l'attenzione per il benessere del nostro animale va oltre la moda e conquista il mondo dei servizi. Con offerte illimitate soprattutto in rete, dove con semplici ricerche troviamo dog party organizzati per i quadrupedi, personal pet shopper, taxi dedicato agli animali domestici. Ma nell'ambito della pet economy il prodotto più di moda è il puppy yoga, prezzo medio 40 euro. Noi siamo andati ad una lezione organizzata da un allevamento certificato. Rilassamento e relax per le persone, combinata appunto con quella che è poi la simbiosi e il lavoro con i cuccioli. Il puppy yoga va molto di moda, ma non tutti gestiscono i cuccioli nella maniera corretta. Bisogna avere molti accorgimenti e molte attenzioni, soprattutto cuccioli in salute e adatti appunto all'attività, che abbiano almeno 60 giorni compiuti. And I'm feeling good. Un mondo così individualista, sappiamo che il cane rimarrà sempre l'amico più fedele che abbiamo.